Ciao a tutti, oggi andremo a vedere come realizzare la crema pasticcera, visto che è un ingrediente base per molte ricette. Io oggi la preparerò per la crostata alle fragole con la crema, però ho estratto questo video così da fare un video dedicato solo alla crema, quindi vediamo gli ingredienti che ci servono e come realizzarla. Utilizzeremo 250 ml di latte intero, un uovo intero più un tuorlo, 70 g di zucchero, 20 g di farina e un quarto di bacca di vaniglia. Allora, prima cosa andiamo a mettere l'uovo, ne metteremo uno intero più un rosso, li uniamo. Aggiungiamo lo zucchero, e adesso io andrei ad aggiungere la vaniglia. Quindi apriamo la bacca, quindi si divide a metà e si va a raschiare. Utilizzeremo i semini dentro. Diamo una mescolata. Adesso aggiungiamo la farina, naturalmente setacciata. Adesso aggiungiamo il latte, anche qui poco alla volta. Bene, adesso andiamo a posizionarlo sul gas e andiamo a cuocere la nostra crema. Accendiamo la fiamma. E la facciamo cuocere. Una volta che si sarà addensata, la leviamo dal pentolino, la mettiamo in un altro contenitore e la copriamo con la pellicola. In questa maniera non si formerà quella pellicina un po' odiosa in superficie. Come vedete inizia ad addensarsi, abbassiamo la fiamma al minimo. Per una volta addensata, se volete utilizzarla per farcire dei dolci, tipo il bignè, è pronta, perché deve rimanere morbida. Se invece volete utilizzarla per realizzare tipo una crostata di frutta, io vi consiglio di farla addensare ancora un po'. Quindi la facciamo andare un paio di minuti con la fiamma al minimo. Bene, una volta pronta la togliamo dal fuoco. E la mettiamo in un contenitore. E adesso la copriamo con la pellicola. La cosa importante è che la pellicola deve essere a contatto. In questa maniera non si formerà la pellicina in superficie. Bene, una volta coperta, se volete potete farla raffreddare a bagnomaria e poi posizionarla in frigo. Dopo andremo a utilizzarla a nostro piacere. Bene, come potete vedere da quanta è rimasta, vi posso dire che è buona. Io l'ho utilizzata nella crostata e l'ho mangiata un po' così. Adesso vi saluto tutti e mi finisco quel poco che è avanzato. Ciao ciao, ci vediamo tutti alla prossima. Ciao!